Scenari politici ha interpellato gli elettori del PD chiedendo loro quale sia all'interno del partito il cosiddetto anti-Renzi, cioè il candidato che potrebbe contendere al Premier la segreteria del partito. Più di un elettore su quattro lo ha identificato in Massimo D'Alema, da tempo ai ferri corti con il Premier e la sua politica rottamatrice del passato. Dietro all'ex leader di DS c'è Enrico Rossi, governatore della Toscana e corregionale del Premier, dato al 26%. Meno di un italiano su cinque vede invece la possibilità di un remake della sfida del 2012 tra Renzi e l'ex segretario PD Bersani, dietro di lui Roberto Speranza e decisamente staccati Gianni Cuperlo e i ministri Andrea Orlando e Maurizio Martina, che chiudono la rosa dei sette possibili avversari del Premier. Tuttavia, come rivelato sempre da scenari politici, le speranze di poter contrastare efficacemente l'attuale segretario del partito restano basse. Infatti, per due elettori Dem su tre, il vincitore di un'ipotetica tornata di primaria sarebbe nuovamente Renzi, davanti a Enrico Rossi. Quanto a Gianni Cuperlo, venerdì verrà in Toscana a Siena per presentare il suo appello a ritrovare elementi di sinistra nella politica del PD.